Benvenuti e bentornati nel mio super mega bellissimo canale, oggi con un po' meno di enfasi perché sto in fase ripresa post-operatoria, infatti scusate anche la nuance, non so, truccata, non ho più l'extension, sto proprio, guardate, in una situazione proprio, non ve dico, anzi non so come Giuseppe mi abbia convinto a girare questo video. Cioè, mi sono operata veramente 8 giorni fa, però diciamo che va bene, l'operazione è andata come doveva andare, è stata pure una piccola cosa che mi hanno tolto un pezzo in più di una cosa, però vabbè, niente di strano, quindi già solo per il fatto che sono qui a farvi un altro video di quelli che odio, me dovete mettere un like e iscrivervi ragazzi, perché dobbiamo arrivare a 500 e poi niente, mo vi racconto. Allora, vi ricordate quando l'altra volta avevamo aperto quel pacco obbrobrioso Wish? Ecco, io quel pacco l'avevo usato, l'avevo comprato perché avevo chiesto un altro pacco che non mi è mai più arrivato, e invece poi che succede? Arrivo all'ospedale e mi arriva il pacco. In realtà me ne sono arrivati due. Questi stavolta sembrerebbero anche un po' più consistenti degli altri, però io ormai non mi fido più di Wish, quindi non lo so, però ormai mi sono arrivati. Tra l'altro mi sono arrivati a gratis praticamente, perché io avevo fatto avevo richiesto il rimborso e poi mi è arrivato. Quindi niente, gratis. Mo mi armo delle forbici. Con quale iniziamo? Giuseppe indica questo di qua, perché come potete vedere c'è anche il simbolino delle batterie, quindi probabilmente c'è qualcosa, si spera, di interessante. Io non ci credo, raga, non ci credo proprio. E comunque, se siete curiosi di capire di cosa sto parlando, perché l'altra volta appunto ho trovato lo schifo, andatevi a rivedere il video, ve lo lascio qui o nelle descrizioni. Allora, intanto apro. Allora, non so se vedete, prendo la prima cosa che trovo. Non capisco, sembrerebbe un maglione. Io la vedo già male, raga, la vedo già male sta cosa. Ma che è? La tunica de... Boh. Un vestito di carnevale? Sembra in uno spazio, vai sullo spazio. Vabbè, non lo so, ma non riesco manco a alzarmi sinceramente. Che voi mi vedete, ma sotto sto caduta, tutta incerottata, raga, lasciamo perdere. Mi piace lui, l'ho comprato da Miniso? Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Poi, ci sono altre... Mi sa, una cosa sola? Non c'ho idea di quello che c'è dentro, però è già aperto. Allora... Tirate a indovinare che c'è qua dentro. Allora, o c'è un cellulare, o c'è una sveglia digitale, o però pesa, no, non lo so, non c'è idea, no proprio, ci starà forse una sveglia. No, raga, c'è un telefono! Ci vedo! È il clone dell'iPhone! No, vabbè! No, non ci credo! No, ma... No, raga, io non ci credo. Sicuramente è strafintissimo. No, aspettate che non capisco. Dico, non lo accendere, se esplode. Le cose esplode. No, raga, ma a parte che è carino. Guardate che è carino. Io sono senza parole. C'è tutto, raga. Aspetta, mo apriamo anche il resto, perché
No, vabbè. Cuffiette, adattatore. No, questo mi sarà spinotto, vabbè, come si chiama? Eppure la cover me l'hanno. No, c'è pure un vetrino. No, vabbè, top. Cioè, non che domani cambierò il mio Samsung S20 con quello, però no, vabbè. Però non c'è scritto niente, vabbè. No, sono troppo felice. Dalle stelle alle stanze, dalle stelle alle stelle. Che succede, amore? Nel mentre Giuseppe si sente male perché non ci avrebbe mai... No, comunque è assurdo. Cioè... Dai, questo è il mio Samsung S20, ok, vabbè. Però, cioè, anche bello grosso. Questo è leggerissimo. Ma come si carica? Ah, da qui. No, vabbè, top. Sono troppo felice, a parte sta cosa che non so che è. Comunque, andiamo avanti con la numero 2. Questo secondo me è un po' meno meno interessante. Guardate prima voi, ma mi sa che non vedete niente. Allora, che è sta roba? Una pancera. Beh, questa potrebbe essere anche come si dice, anche abbastanza utile nel mio caso. Queste sono quelle che stringono, quindi niente male, anche se di dubbia provenienza, quindi... Poi, allora... Che è sto coso? Allora, dato che voi siete più intelligenti di me, sicuramente sapete cosa... Cioè, che è sto coso? Oddio! Serve per fare qualcosa, ma non so cosa. Se sapete che roba è, scrivetemelo giù nei commenti. Poi, una cover per un telefono che non è il mio, però una cover. Non so che telefono sia, forse qualche iPhone, sì, perché c'ha pure il buco qua, la meletta. Ciao, niente male. Palle per fare forse i braccialetti, non lo so. E questo, ma che è? Non lo so che roba è, raga. Vabbè, comunque scarsissima. Però, nonostante tutto, sempre meglio di quelle dell'altra volta. Ma soprattutto io sono troppo curiosa di vedere sto telefono. Fammelo accendere, vieni qua, vieni qui. No, vabbè. Allora, intanto tolgo la pellicolina. Ma chissà, ma... Come si accende? Oh, ma è rovinato! Non è che esplode? Qui c'è un po' di colla, non so se la vedete. Vabbè, però voglio provare a accendere. C'ho paura che possa esplodere. Però non si accende, forse è completamente scarico. Che sto provando a cliccare, ma non va. Vabbè, allora facciamo così, io ora lo metto sotto carica sperando che non esploda a casa, perché sai, non vorrei rischiare di rimetterci le penne. E Giuseppe mi ha trovato un'altra cosa nel mentre. Oh, un anello, l'anello del potere con un cuoricino che non mi entrerà perché c'è di... Oh, entra pure, sembra quello di Sailor Moon, carino, mi piace. E dicevo, io provo a metterlo sotto carica sperando che non mi salti casa e vi farò sapere poi nelle storie Instagram se funziona o meno. Quindi
Seguitemi anche su Instagram e mi raccomando, trovate i miei nomi dappertutto. Se ancora non l'avete fatto, mettete un like, anche solamente per il fatto che io abbia girato veramente questo video in fase di recupero. Sto ancora abbastanza più di là che di qua, però ce la famo. E basta, chiudo perché non ce la faccio più, mi vado a riposare e noi ci vediamo forse la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!